In studio parliamo ora della sconfitta subita ieri dalla Parma contro il Napoli alla Tardini, una partita che ha acceso davvero molte polemiche e dure critiche nei confronti della direzione dell'incontro. Tutti argomenti che questa sera troveranno posto in una nuova puntata di Calcio e Calcio. Come si fa a giustificare un errore come questo? Fuori gioco di un metro di Lavezzi non segnalato dall'assistente Giordano, piazzato ottimamente. I tifosi del Parma non riescono ancora a digerire la partita dell'ora di pranzo di ieri al Tardini, nemmeno il giorno dopo, nemmeno a mente fredda. E per dopodomani, quando alle 18:30 lo stesso Tardini arriverà alla Fiorentina per il recupero della partita rinviata a causa del maltempo lo scorso 12 febbraio, gli esponenti del tifo organizzato giallo-blu stanno pensando ad una contestazione a sorpresa. Il Parma, dal canto suo, ha scelto il silenzio stampa. A parlare è stato il solo Ghirardi, intervenuto in collegamento telefonico su Rai 2 ieri pomeriggio per esprimere tutta la propria amarezza per la situazione. Parma penalizzato nel turno precedente a Marassi contro il Genoa, Parma azzoppato ieri contro il Napoli. Solo una casualità? Oppure c'è dell'altro? Perché il dubbio che anima molti supporters gialloblu è che in situazioni particolari siano state tutelate volutamente società più potenti. Oppure c'è il timore che al Parma sia stato voluto far pagare qualcosa. Ma cosa? E perché? Noi preferiamo pensare che si sia trattato di casualità e di incapacità, non certo di malafede. Però fa specie la frase sfuggita a Donadoni ieri in Mixzone, quando rispondendo ad un giornalista napoletano che lo salutava e gli manifestava il dispiacere per la sfortuna dei gialloblu, il sempre composto tecnico bergamasco rispondeva: "Non è sfortuna questa". Per tutti i commenti, appuntamento da non perdere questa sera a Calcio e Calcio, come sempre, in diretta alle ore 21, con telefoni aperti e a quanto pare bolletti.